a tutti, bentornati e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi un video haul barra video vlog, insomma, perché mercoledì mi sembra sono stata in centro a Bologna, ho comprato delle cose quindi ve le volevo far vedere. Non sono andata in molti negozi, però ho comprato abbastanza cose. Sono andata soltanto in due negozi, da Calzedonia e da The Zenis. Da Calzedonia non ho preso molta roba, mentre da The Zenis abbastanza. Diciamo che ho comprato tutta roba estiva, dato che adesso è arrivata l'estate e c'è caldo e avevo bisogno di roba estiva. Allora, da Calzedonia ho comprato questo top che lo amo follemente, che è fatto così. Sì, così. Che questo qua l'ho pagato, se vi interessa, insomma, io ve li dico i prezzi, 19,50€. Ed era abbinato, mi ricordo, con una gonna lunga, solo che la gonna lunga a me non mi stava, quindi non so con cosa abbinarlo, ma anche con dei pantaloni a vita alta ci sta da Dio. E poi ho comprato questa gonna qua, bianca, fatta così, che è tipo trasparente con questa fantasia, tipo pizzo circa, e sotto ci sono le frange. E penso che lo userò anche per gli allenamenti, perché per chi non lo sapesse io faccio danze latinoamericane e insomma questa qua va anche bene, cioè come per gli allenamenti, e questa qua l'ho pagata anche questa 19,50€. Queste due sono le uniche cose che ho comprato da Calzedonia, perché i costumi non mi piacevano più di tanto e quindi questo è quello che ho comprato da Calzedonia. Mentre da The Zenis ho comprato veramente tanta roba. Allora, direi di partire da tutti i top che ho preso, sia per gli allenamenti che per uscire, per tutte quelle cose lì, e dopo passiamo ai costumi. Allora, il primo top che vi faccio vedere, se riesco a metterlo bene e dritto, che non ci riuscirò mai, sì, invece ci riesco, è questo qua, fatto in questo modo, dove qua davanti tipo ha questa fantasia, mentre dietro non ha assolutamente niente, solo che non riesco mai a metterlo dritto perché è un po' complicato, devo dire. Vabbè, comunque dietro è normalissimo, fatto così, e c'era anche bianco, però io l'ho preso nero perché il nero l'abbino con più cose, e questo qua l'ho pagato 8,90€. Poi, degli altri top, questi qua sicuramente li userò più per gli allenamenti che per uscire. È questo qua, fatto così, che ha la cerniera appunto in mezzo, fatto così, e con questa fantasia un po' tutta strana, però devo dire che mi piace. Questo qua l'ho pagato 12,90€. Poi ho comprato questo top circa, che è tutto di pizzo, che questo qua ho già usato per gli allenamenti, ovviamente sotto ci va qualcosa, comunque fatto così. E questo qua non so quanto l'ho pagato, perché dato che l'ho già usato ho tolto l'etichetta, ho tolto tutto, ma penso anche quello 12,90€. Poi un altro top che ho preso è questo qua nero, fatto così e dietro così, e devo dire che è molto carino questo, perché soprattutto dietro, cioè, è troppo bello, mi piace troppo. Questo qua l'ho pagato 8,90€. E un altro simile a questo, cioè questo che vi ho fatto appena vedere, è quest'altro, che dietro però tipo è fatto così, un po' più strano, diciamo, un po' più di strano, e che è senza bretelle, ve l'ho fatto vedere pure storto perché ecco, così, e questo qua l'ho pagato 8,90€. E i top sono finiti, mentre come costume ho preso due costumi. Allora, il primo costume è questo qua, che, cioè, vabbè, il pezzo sotto è normalissimo nero, che ho pagato 9,90€, e il pezzo sopra è fatto così, cioè è veramente strano, cioè boh, comunque mi piace, è fatto così, sembra più un top, ma vi posso assicurare che è un costume anche dal materiale, fatto così, e anche questo qua l'ho pagato 9,90€. Poi l'altro costume che ho comprato, il pezzo sotto è questo qua, perché quest'anno va veramente tantissimo il colorato, è questo qua, mentre il pezzo sopra è questo, fatto così, con diciamo questa, non so, non sono balze, comunque, vabbè, questa roba che c'è sopra, non so come chiamarla, insomma. E poi sotto è fatto così, se ve lo riesco a far vedere, ecco, così. Quindi è un po' tutto colorato, un po' tanto colorato. Ed è questo qua. E questo l'ho pagato, anche questo, 9,90€. Queste sono
sono tutte le cose che ho comprato, sia da Calzedonia che da Tezenis. Fatemi sapere nei commenti cosa avete comprato voi per l'estate o se non avete ancora comprato niente, perché sono curiosa. Io vi mando un grosso bacio e vi ricordo anche di lasciare un bel like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!